Ho il grande piacere di avere davanti a me Francesco Lippi, presidente di FAPI, che è un'emanazione di Confapi e che si occupa di finanziamento della formazione. Esattamente come opera e con quale struttura opera FAPI? Beh, intanto il FAPI, per la precisione, non è propriamente una diretta emanazione della Confapi, ma la Confapi all'interno del FAPI rappresenta il 50% della compagine societaria. Il FAPI è uno dei 20 fondi presenti oggi a livello nazionale che gestiscono la formazione continua e che ha come partner importante per il resto del 50% le tre organizzazioni sindacali a livello nazionale, la CGIL, la CISL e la UIL, con i quali noi collaboriamo attivamente per diffondere su tutto il territorio nazionale una politica formativa che sia adeguata ai tempi, ma soprattutto rispondente alle necessità delle imprese. Credo che il valore aggiunto di questa esperienza sia proprio quello della rete, cioè quindi di mettere ancora di più in questo caso in stretta sinergia parti che notoriamente sono controparti nel quotidiano e che invece attraverso il fondo si trasformano in compagine societaria e quindi con una visione unica, strategica, tendente da una parte a valorizzare e a premiare le imprese e dall'altra a fare in modo che i lavoratori siano al massimo tutelati, ma soprattutto abbiano una proiezione di valorizzazione professionale tale che gli consenta di stare poi sul mercato. Quindi il vostro prodotto è un prodotto di servizio verso le piccole e medie imprese? Il nostro è sicuramente un prodotto di servizio verso le piccole e medie imprese, regolamentato dalla legge nazionale e gestito con fondi nazionali, cioè nel senso che i fondi che noi gestiamo sono fondi che arrivano dall'INPS attraverso l'INPS e sono i versamenti che annualmente le aziende fanno all'INPS sulla formazione continua relativamente al numero degli addetti che occupano in quel momento, quindi sono soldi che attraverso un passaggio diciamo attraverso INPS ritornano al sistema delle imprese sotto chiave di formazione, che penso che sia, come possiamo dire, l'argomento di grande attualità. Esatto, cioè oggi parlare di formazione significa fissare un chiodo, un tassello importante in quella che deve essere una strategia più generale rivolta alla ripresa del paese, e la formazione è certamente una condizione essenziale per garantire una più facile e una più veloce ripresa del sistema economico produttivo. Non è l'unico elemento, evidentemente, però è sicuramente un elemento molto importante. Ecco, quindi da questa sua osservazione privilegiata, lei come vede la cultura del networking nelle piccole e medie imprese, che sono una parte importantissima del tessuto aziendale nazionale? Beh, io da sempre questo, non da oggi, la reputo, come possiamo dire, veramente strategica e determinante per una serie di cause e di fattori. La prima, credo che oggi la rappresentanza delle piccole e medie imprese, ma più in generale di qualsiasi ordine di categoria, non possa che avvenire attraverso delle organizzazioni che siano riconosciute sul territorio, ma che soprattutto abbiano quella capacità di sintesi tale da poi trasferire e generare una proposta e un'offerta al sistema politico, al sistema degli enti locali più in generale, tale da poter mettere veramente in sinergia quello che è il sistema paese produzione e il sistema paese gestione. Non ci sono vie di mezzo, le vie di mezzo sono strumenti che io non ritengo che siano adeguati ai tempi, cioè può anche essere che spesso e volentieri i movimenti spontanei possano produrre degli effetti a volte anche più efficaci sul momento di quanto non può fare la storia di un'organizzazione o di un networking, però è evidente che
col tempo la filosofia di un'associazione, di una confederazione, di un'organizzazione generata a livello nazionale che parte dal territorio e che quindi ha un osservatorio privilegiato sulle specificità locali, che poi si traduce in un disegno più organico a livello nazionale di indirizzi e di richieste e quindi di supporto alla politica nazionale, credo che sia fondamentale. Se noi volessimo oggi dare un giudizio su quello che è il rapporto odierno tra classe politica e organizzazioni datoriali, networking più in generale, credo che potremmo dire che il momento che il paese sta attraversando purtroppo sta facendo che sta generando anche una crisi di questo sistema, di relazione tra questo sistema, tra questi due sistemi importanti. Perché dico questo? Perché spesso e volentieri, un po' a tutti i livelli, sta accadendo che la politica stesso tende a delegittimare quello che è il ruolo dell'organizzazione, delle associazioni, del networking più in generale, senza capire invece, senza apprezzare fino in fondo quello che è il valore aggiunto che altresì invece queste organizzazioni potrebbero dare, come dicevo prima, sia in termini di costruzione di processi politici, ma sia soprattutto in termini di orientamento di politiche industriali. E questa è, a mio giudizio, la nota dolente del nostro paese negli ultimi 20 anni, 30 anni, cioè una non politica industriale chiara che ha portato negli ultimi decenni a uno smantellamento totale degli asset strategici e produttivi che erano stati fino all'altro giorno. Certo, lei è un imprenditore nel comparto comunicazione in Sardegna. In particolare si occupa la sua azienda di comunicazione nell'ambito pubblico. Quindi immagino che lei abbia toccato con mano quelle che sono le problematiche dell'agenda digitale. In questo senso, quale può essere il contributo che può dare una rete, nello sviluppo di un'agenda digitale, strutturata ed efficiente in Italia? Ma anche in questo caso credo che di poter affermare che certamente non solo ci sarebbe un'utilità, ma vedo la cosa e la leggo sotto un lato estremamente positivo. Noi siamo ormai una società che gradualmente si sta trasformando da, come possiamo dire, da una cultura dalla quale provenivamo, del cartaceo, quindi della gestione, come possiamo dire, archivistica tradizionale, all'interno delle nostre aziende, di tutto ciò che era il nostro modello di fare impresa, a una società digitale che all'interno delle imprese sta portando delle trasformazioni che sono epocali. Ma faccio un esempio banale: fino a qualche anno fa era impensabile per noi imprese poter concorrere con facilità a bandi e gare pubbliche. Oggi, con una facilità estrema, attraverso sistemi che si chiamano acquisti in rete, MEPA, Consip, in Sardegna esiste DigitCat Sardegna, che è il sistema locale di diffusione e gestione degli appalti pubblici, con un'estrema facilità e immediatezza siamo nelle condizioni non solo di avere l'informazione su determinate gare di settore, ma addirittura di potervi concorrere con una semplicità che prima non era chiaramente dovuta. Quindi questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che noi dobbiamo preparare le nostre imprese a affrontare questi nuovi processi, perché poi solitamente ci dimentichiamo che il nostro mondo, il nostro tessuto imprenditoriale, per l'80% è fatto di micro e piccole imprese, non è fatto di grandi imprese. È fatto di micro e piccole imprese che spesso e volentieri al loro interno non hanno quella capacità e quella dinamicità tale che gli consente di stare al passo coi tempi rispetto a queste nuove forme,
culturali e gestionali, quindi di conseguenza. Allora io credo che, ecco, un network che sia finalizzato non solo a promuovere, a divulgare quelle che sono le nuove funzioni, ma soprattutto anche a dare un servizio di affiancamento alle piccole e medie imprese relativamente a questi temi, anche attraverso una formazione mirata, e quindi qui rientra in campo il discorso del FAPI, e quindi la necessità che abbiamo anche noi di entrare maggiormente nello specifico di quelle che sono le nuove tendenze, anticipando i tempi e quindi consentendo alle imprese di arrivare il più in fretta possibile ad adeguare i loro processi gestionali e amministrativi all'interno delle piccole e medie imprese che governano. Questo credo che sia un elemento assolutamente indispensabile per restare concorrenziali sul mercato internazionale, ma che abbia anche una sua valenza sui mercati nazionali, che poi sono alla fine, sia quelli nazionali che quelli più in generale locali, sono quelli che ci danno la possibilità ogni giorno di poter aprire e chiudere gli uffici senza grandi, insomma, difficoltà. In conclusione, è ovvio che le chiedo qual è la sua visione nel futuro delle piccole e medie imprese italiane nell'ambito di una velocizzazione, di un regime di efficienza sempre più importante, sempre maggiore, proprio in competizione con la globalizzazione europea ed extraeuropea. Ma questo dipenderà molto da chi nel tempo andrà a governare il paese. Cioè, è evidente che, ma questo non è un dato che do io, ma è un dato che ormai è letto da tutti, il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese in Italia è quello che per l'80%, 90% garantisce il prodotto interno lordo del paese. Quindi, insomma, è comunque un elemento fondante e strategico per il nostro paese. Noi abbiamo una tradizione che è quella dell'alta qualità. Solitamente le nostre piccole e medie imprese sono mica piccole e medie imprese di qualità, con una qualità di realizzazione del prodotto molto eccelsa. E qui scatta un altro meccanismo, cioè quindi come e in che modo chi governa il paese potrà riuscire all'interno del sistema dell'Unione Europea a, tra virgolette, proteggere un mercato che è un mercato di qualità e di eccellenza dall'invasione che stiamo subendo ormai da tanto tempo a favore di altre realtà che ormai si spostano dalla Cina all'India, dall'India al Brasile, dal Brasile all'Argentina, paesi medio orientali emergenti. Insomma, la competizione è veramente globale e quindi preoccupa. Io credo che l'altro elemento dal quale non possiamo sfuggire è la ridefinizione di un piano politico-industriale per il paese per i prossimi 20 anni, cioè la piccola e media impresa deve essere accompagnata nella sua scommessa anche da scelte certe, credibili, che definiscano processi in maniera chiara di scommessa su asset strategici del paese. Cioè, questo è un paese che ormai non ha abbandonato l'idea della chimica di base, ha abbandonato l'idea della metallurgia, ha abbandonato l'idea dell'acciaio, cioè ha abbandonato un po' tutti quegli asset strategici che fino all'altro giorno generavano un indotto strepitoso per un sistema riferibile alle piccole e medie imprese. Allora, è evidente che questi due elementi, uno una politica definita interna, strategica, su politica industriale, dall'altra, una politica esterna, quindi europeista, tendente a generare un mercato, non dico di protezione, però quantomeno che abbia delle regole che valgano come valgono per i francesi e per i tedeschi, e non si capisce perché non debbano valere per gli italiani.
che tenda non solo a proteggere, perché poi io sono convinto che il nostro sistema di impresa oggi è in grado di poter concorrere con chiunque. È evidente che dobbiamo creare pari condizioni, perché se non ci sono le pari condizioni e tutto questo deve essere sempre lasciato sulle spalle solo e esclusivamente dell'imprenditore, e allora poi non ci si può lamentare che l'imprenditore decida di andare a fare impresa da altra parte, perché c'è una maggiore flessibilità sul costo del lavoro, perché c'è una maggiore sensibilità da parte di quei governi a semplificare processi e iter burocratici e amministrativi che invece da noi sono assolutamente restringenti, dove magari c'è una tassazione più favorevole rispetto a quella che oggi noi non abbiamo e così via. Allora, su questo io credo che l'appello che deve essere fatto, perché se formule magiche non ce ne sono, sia rivolto veramente al governo e a chi oggi ci rappresenta, ai vertici del paese, per tenere conto di queste cose e soprattutto per fare sì che sempre di più si ascolti la voce delle organizzazioni che rappresentano il mondo delle imprese e che insieme alle organizzazioni stesse si elabori un piano strategico del paese che nei prossimi 10 anni almeno definisca quelle che sono, come possiamo dire, no, le linee di indirizzo principali sulle quali andare poi tutti a scommettere, se no diventa, come possiamo dire, una gara di bocca cieca che a volte può andare bene e a volte invece non produce gli effetti che realmente tutti invece vorremmo che producesse. Beh, io la ringrazio molto, Presidente, le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a voi.